parlo per me, ma personalmente penso di rappresentare una parte della società, ossia quella che chiamiamo ancora immigrata e straniera. Oggi è una delle poche manifestazioni in cui si presenta la società col suo intero volto, quindi compresa anche di quella parte che viene discriminata e che oggi è qua per chiedere e rivendicare un diritto, dei servizi per i quali non è solamente immigrato ma anche contribuente, perché si pagano le tasse come tutti e a questo punto si chiede un servizio per tutti. Siamo qua per difendere lo stesso diritto e oggi l'attacco che c'è non è un attacco solo ai servizi, è un attacco alla persona, è un'erosione della persona che sta andando avanti da molto tempo e oggi dobbiamo confrontarci tra di noi, ma confrontarci anche con l'arroganza del potere e di chi governa, che non offre di certo adesso il buon esempio per gli adulti ma anche per i giovani che sono qua presenti. Grazie. Allora, bravissimo Simone, bravissimo, adesso Don Paolo Farinelli. Propongo di fare quel che mi ha preceduto Mohamed Papa, perché ha fatto un discorso da Papa, perché chi non difende l'immigrato uccide la civiltà occidentale. Se non difendiamo gli altri, noi uccidiamo i nostri diritti. Non possiamo parlare dei nostri diritti se non parliamo dei diritti degli altri, perché qui non ci sono figli e figliastri, sono tutti figli della fame, sono tutti figli del bisogno. E la prima riforma del welfare state, come lo chiamano, che invece significa poveri, diseredati, abbandonati, disgraziati, non vedenti, non camminanti, tutti quelli che non possono vivere, questi è il welfare state, questo è lo stato sociale, sono volti, nomi, situazioni che non ce la fanno più, non ce la facevano prima, figuriamoci oggi. La prima riforma è mandare a casa Berlusconi, la prima riforma dello stato sociale è mandare a casa Berlusconi. Ha tagliato lo stato sociale per potersi pagare le mignotte. Noi vogliamo i soldi che ci spettano di diritto per tutti quelli che non hanno lavoro, non hanno casa e hanno i figli che non possono mangiare a scuola. Noi vogliamo il diritto, non una concessione di un depravato. Tutti quelli che lo hanno sostenuto, specialmente se cattolici, non potranno mai essere assolti né in cielo né in terra. Oggi e domani sono colpevoli della dissoluzione dello Stato, questo Stato che è in mano ad un mafioso, ad una cricca di briganti. Dobbiamo mandarli via, dobbiamo mandarli via. Soltanto così possiamo cominciare a parlare di democrazia e a parlare di riforma dello Stato sociale. E con loro manderei via anche un po' di cardinali. Buonasera a tutti, sono felice di essere qui a nome dell'associazione Ludovica Robotti Santorpete, a nome del Massuero 2000, e felice di essere qui a nome mio personale. Grazie.